relazione con figli adulti, mi è stato chiesto di parlare della mia relazione con i figli adulti nelle varie domande, box domande che metto su Instagram. Relazione con i figli adulti è una cosa che mi affascina tanto. Usciti fuori da quello che è il progetto educativo, che più o meno coinvolge noi madri dagli 0 anni dei nostri figli almeno fino ai 14, perché poi veramente è il caso di lasciare che si esprimano. Voi direte: proprio a 14 anni, nel momento peggiore, l'adolescenza? Sì, perché è il momento naturale in cui un figlio si distacca dal sistema genitori e cerca di rivendicare quello che è la sua chiamata animica. Detto un parolone, mi rendo conto, però è vero questo. Per quello che è la mia credenza riguardo al sistema vita, riguardo a quello che è la vita di ognuno, la propria manifestazione terrena, diciamo così, i figli quando nascono non sono fogli bianchi. I figli sono persone che hanno già un loro imprinting animico, hanno già dei talenti che spesse volte non sono, farina del nostro sacco, ecco. Quindi ci sono talenti ereditati a livello anche genetico, se vogliamo, che sono predisposizioni a livello familiare, che riguardano veramente l'albero genealogico e doni che vengono anche tramandati, non soltanto diciamo per via orale o per impressioni che diamo sui nostri figli con i nostri racconti, ma anche a livello genetico ci sono comunque delle cose che sicuramente vengono tramandate, ma i figli nascono anche con dei talenti propri. Io che studio alchimia trasformativa e che credo profondamente in questa filosofia, i talenti spesso li ereditiamo da vite precedenti, per cui non è farina del sacco dei genitori, non in quella incarnazione, ok? Quindi andrebbero estremamente rispettati, e loro dagli 0 ai 3 anni sono completamente anima, quindi la loro espressione di sé è pura. Però che cosa succede? Succede che per paura di non essere amati, perché i genitori comunque poi regolano, indicano in qualche modo quello che sono i propri desideri di genitore sul figlio, proiettandolo sul figlio, il figlio percepisce che se non si adegua non è amato, rischia di essere privato dell'amore del genitore, e per lui l'amore del genitore è la vita stessa. Ha bisogno di sentirsi accolto in seno alla famiglia, ha bisogno di sentire di far parte della famiglia, e spesse volte, ahimè, ha bisogno di non deludere le aspettative del genitore. Quindi il bambino dopo i 3 anni in qualche modo si conforma, no? E questo adeguamento prosegue fino all'età adulta ed ha anche spesse volte grossi danni. Perché? Perché animicamente il figlio molte volte non corrisponde all'ideale che il genitore aveva del figlio già da prima che venisse concepito. E quindi questo può causare molto dolore, perché i genitori delle volte sono evoluti e rispettosi di quello che è la chiamata animica del figlio, molte altre volte sono pericolosissimi e molto dannosi, per cui il figlio poi vive un disagio veramente grande. Quindi che succede? Che se un figlio è stato adeguatamente supportato nella sua espressione libera di quello che è animicamente, avrà nell'età poi dell'adolescenza il suo distacco dai genitori, il suo desiderio di affermazione, diciamo ce la metterà tutta per distaccarsi da certi modelli, che poi però in maniera naturale andrà recuperando e reintegrando dopo l'adolescenza, verso i 21-22 anni. Il figlio poi si riavvicinerà al genitore, al sistema di credenze genitoriale, ma in modo più sano, cioè preservando quello che è la propria essenza, quello che è la propria manifestazione animica, ma integrando quello che ritiene essere comunque buono nel sistema familiare e in quello che è stato passato dai genitori. Per cui poi le cose si andranno a riequilibrare e il figlio potrà, magari se è un figlio maschio, instaurare un rapporto di autentica amicizia col proprio padre, anche di rispetto del ruolo paterno, apprezzandone l'insegnamento, apprezzandone magari anche il proprio rispecchiamento su alcune cose, non su tutte. Lo stesso vale per la femmina nei confronti della mamma.
Ma se l'adeguamento è stato forzato, pena il non sentirsi amati, il figlio vive con estremo disagio anche questa forzatura a dover esprimere qualcosa che non è nella propria natura. L'adolescenza sarà un periodo terrificante e l'età adulta di questi figli sarà ugualmente molto sofferta. Non di rado avranno delle crisi poi di mezza età cosiddette in cui dovranno un po' rivedere tutto quanto il sistema familiare e dovranno, se vogliono avere una vita piena, una vita appagante, forzatamente distaccarsi da alcuni sistemi e addirittura delle volte si distaccheranno proprio dalla famiglia, perché il contrasto che gli viene sempre messo davanti di quello che è il desiderio del genitore rispetto alla loro vita e la loro vita sarà distruttivo. Ci sono persone con le quali anche ho lavorato che hanno dovuto prendere enormi distanze dalla propria famiglia perché si sono sentiti assolutamente non riconosciuti. Parlo di donne riconosciute perché le mie clienti sono donne e quindi con grandissima sofferenza hanno dovuto poi ricostruirsi secondo il proprio modello personale, a volte anche con tanta di quella rabbia da rifiutare completamente quello che i genitori hanno passato. Io su quello ho sempre invitato tanto alla prudenza, perché se è vero che abbiamo il diritto di preservarci quando un genitore è distruttivo, oggi si dice tossico, no? Disfunzionale al punto da mettere in crisi i propri valori personali, è vero anche che per quello che almeno è la mia lettura della vita in chiave proprio di psicologia esoterica, se vogliamo, che poi è l'alchimia trasformativa, quei genitori te li sei scelti. Per quanto ti possa far incazzare questo che sto dicendo, genitori e figli si scelgono reciprocamente prima di incarnarsi. Quindi c'è un vai avanti tu che noi facciamo ai nostri genitori affinché poi si conoscano, perché anche il loro conoscersi e il loro unirsi sessualmente è finalizzato a dare la vita proprio a noi. E questa è diciamo, un'esperienza interiore di acquisizione di un dato che è estremamente dolorosa per alcuni, perché dicono: no, aspetta un attimo, cioè questi a me mi hanno triturata, ma come ti viene in mente di venirmi a consegnare un'informazione di questo tipo che io poi posso scegliere se integrarlo o meno, ma di fatto me l'hai data e sta cosa mi fa incavolare terribilmente. Guarda, ha fatto incavolare pure me, te do sta notizia, perché anch'io non è che ci ho avuto una vita semplicissima. Le ferite che io ho ricevuto in famiglia sono state forti, tanto forti che a 16 anni mi hanno spinta in psicoterapia. 7 anni, cioè non è uno scherzo. Quindi ho dovuto integrare tanto del mentale, ma se ci dessimo la possibilità di integrare anche quello che di spirituale c'è come lettura dietro alla sofferenza concreta del nostro sistema familiare, ci sarebbe tanta, tanta più guarigione e forse tanto tempo risparmiato, forse per qualcuno pure tanti soldi, però sicuramente alcuni percorsi sono necessari perché il mentale va risintonizzato, ma se tu non accogli anche quello che c'è di animico, io ci ho messo un post tempo fa dove dicevo che non si può mentalizzare ciò che è spirituale, non si può psicanalizzare ciò che è spirituale e non si può neanche spiritualizzare ciò che è psicologico, quello che è psichico. Quindi c'è bisogno, secondo me, di tutto, di tutte le esperienze possibili per aprirci la mente e armonizzare quello che è il nostro stato poi interiore rispetto a quello che è la vita concreta, perché di fatto siamo anche frutto di quelle famiglie, siamo anche parte di loro, parte del nostro albero genealogico con i suoi sistemi, con i suoi comandamenti, con le sue influenze. Io ci sto facendo, ci ho fatto a suo tempo un lavoro enorme, in questo momento ci sto facendo un lavoro molto interessante anche per quello che riguarda la psicogenealogia. Sto facendomi fare da una specialista il genosociogramma, quindi sto ricostruendo anche il mio albero genealogico, le sue esperienze che riguardano i divorzi, riguardano gli aborti, riguardano le morti, riguardano le malattie, riguardano i sistemi di pensiero, perché ad oggi trovo grande appagamento e grande armonia nel considerarmi sicuramente parte del mio albero, che onoro, che rispetto e che in qualche modo anche compatisco, tra virgolette, nel senso che provo compassione, provo tenerezza
per le enormi ferite che si porta dietro il mio albero e che io ho respirato sicuramente tutte, ok? E che in parte hanno avuto un grande ascendente sulla mia persona, sulla costruzione del mio carattere e anche sulle mie scelte di vita. Però insieme a questo io ho la consapevolezza estrema proprio di essere altro, di venire da altrove e di avere al mio attivo anche una memoria animica di altre credenze familiari, di altre famiglie, di altri alberi che sono quelli delle mie precedenti vite. Questo è quello in cui io credo profondamente, che rispetto chi non lo condivide, per carità di Dio, ci mancherebbe, ma nella costruzione dei miei 54 anni di vita io sono arrivata a questo tipo di filosofia personale, di credenze, e mi ci trovo parecchio bene, nel senso che mi dà grande speranza per quello che posso ancora fare, per quello che posso evitare di fare in tante situazioni e per quello che sono come persona, cioè non sono soltanto il prodotto diretto delle cose dei miei genitori, dei miei nonni, dei miei zii, eccetera, ma sono anche molto altro. Quindi mi posso permettere anche di sderazzare perché sono fatta di altro e porto in me la memoria di molto altro. Questa è la cosa. Per quello che riguarda la mia relazione con i figli adulti, perché quello mi è stato chiesto, è una relazione di estremo e profondo rispetto della loro individualità, del loro spazio e soprattutto del loro modo di pensare e di voler costruire la vita. Quindi mi sento sicuramente responsabile di tante cose che gli ho passato, volontariamente o meno, di positivo o meno, perché sicuramente ho passato anche delle ferite anche io a loro, però riconosco anche che probabilmente mi hanno scelta, così come io li ho co-scelti. È stata una compartecipazione scelta tempo prima di incarnarci. Sono andata avanti a loro 28 anni prima per quello che riguarda la prima figlia, 32 per la seconda, 34 per il terzo, ma vi posso garantire che per tante cose che ho percepito nella mia relazione con loro ed in particolare nella gravidanza del mio terzo figlio, proprio per la storia faticosissima che lui ha avuto a livello di salute, e che ha coinvolto anche me come mamma incinta, perché io ho saputo della sua malattia, che ero incinta di 4 mesi e mezzo, e io e lui abbiamo veramente lottato affinché potessimo poi viverci come madre e figlio. Per tante cose che ho percepito durante quella gravidanza, a livello proprio spirituale, oggi che ho tirato le somme, lui ha 21 anni quasi, quindi ho tirato ricche somme. So che queste cose sono state scelte da noi tutti, da me, dai miei figli, dal mio ex marito con cui li ho concepiti. C'è stato un sistema, di destino costruito proprio a livello nostro familiare, che anche oggi che la famiglia si è, diciamo, divisa perché mi sono separata, non si romperà mai. Saremo sempre famiglia per quello che insieme si è costruito e per quello che è stato il progetto animico già da prima. Oggi le nostre relazioni ovviamente sono diverse, no? Non ho più tutti i figli in casa, ho solo il maschio che ha quasi 21 anni che spero piano piano convolerà anche lui in una vita autonoma che si saprà costruire con il nostro aiuto e senza, perché anche lui ha il suo destino ed è giusto che lo segua. Dicevo, anche oggi che siamo entità separate, dobbiamo gestire come famiglia per tante cose, perché siamo comunque uniti da qualcosa che è molto di più di un certificato di matrimonio, depositato in Campidoglio o di una promessa di matrimonio che a suo tempo è stata fatta in una chiesa. Quindi, la relazione oggi con i miei figli adulti è una relazione di estremo rispetto e di consapevolezza del fatto che sono miei, ma non sono miei. E quindi hanno il pieno diritto di, come dire, di sconfermare alcune cose che hanno appreso in casa quando eravamo famiglia con figli piccoli, hanno il diritto pieno di esprimerne altre e c'è questa bella anche condivisione delle nostre vite adulte. A volte è capitato che io e le mie figlie femmine siamo scappate a cena fuori e abbiamo messo sul tavolo davanti a piatti fumanti felicissime delle condivisioni personali estremamente intime su non soltanto sulle cose della vita
relazioni amorose, problemi di lavoro, eccetera, ma proprio sul nostro modo di vivere e vedere la vita. Con la libertà espressiva di chi sa, almeno per quello che riguarda me, poi col papà se la vedono in un altro modo, ma loro sanno che da parte mia non ci sarà mai alcun giudizio e alcun consiglio di tipo direttivo su come devono vedere la vita. Nel senso, loro sanno che se c'è bisogno di un consiglio o di un parere esterno a qualcosa, hanno me come punto di riferimento, altrettanto quanto sanno che a livello fattivo io ci sono sempre. Questa è la relazione che ho con i miei figli adulti. Poi, per quello che riguarda i figli del mio compagno, io ho una relazione cameratesca, nel senso di gran parte una relazione proprio amicale, in cui condivido il piacere di averli in casa, di stare con loro, di vivere esperienze assieme a loro, mostre, film al cinema, divertimenti, viaggi, eccetera. Ma chiaramente da parte mia c'è enorme rispetto e lì entro in punta di piedi, a volte non ci entro manco. Del fatto che sono cresciute in un sistema familiare diverso dal mio, perché siamo due famiglie diverse, i figli del mio compagno sono nati con un'altra mamma, quindi hanno sistemi familiari diversi dal mio e non ci entro proprio in quei sistemi lì. Poi se mi chiedono consiglio o mi chiedono, non lo so, di compartecipare con loro di alcune esperienze, io lo faccio con tutto l'amore del mondo, così mi dono come fossero miei. Però ovviamente c'è il pieno rispetto di un sistema familiare e valoriale diverso da quello che ho gestito io in passato, capito? Quindi insomma, sono cose proprio così differenti. Io non so quante risposte vi possa aver dato in questo video, però sicuramente ho condiviso cose molto intime mie, credenze, e quando si tocca le credenze si entra proprio nell'intimità. Però questo è il mio credo profondo, è un tipo di, come dire, di approccio alla vita che ho messo molto anche nel mio percorso di coaching con le donne, perché quando ti viene una donna disperata, sofferente, perché nella sua vita attuale non si sta realizzando nulla di quello che avrebbe voluto e lei stessa si rende conto che gran parte della sua sofferenza sono le cose che ha assorbito in famiglia e non riesce a distaccare se stessa, cioè si sente completamente scollegata da quello che è la sua chiamata personale, da quello che invece è tutto ciò che ha appreso e che disperatamente cerca di replicare nella sua famiglia, perché così si fa, altrimenti io sono una merda agli occhi dei miei genitori, è giusto che io gli apra anche finestre di altro tipo, cioè una visione nuova di quello che è il sistema della sua famiglia, cioè che lei può essere altro, perché viene da altrove. E quindi questo molte volte ha risanato profondamente persone e pensieri e sentimenti, e spesse volte non ha allontanato dalla famiglia, come magari fanno altri percorsi che ti dicono se ti vuoi salvare devi odiare. No, non devi odiare, devi integrare, devi pacificare. Questo è il mio punto di vista, che condivido sinceramente. Vi bacio, grazie per questa bella domanda che mi ha dato modo. Poteva essere una risposta sì, con i miei figli ci vado a fare shopping, mi diverto molto perché sono figa come madre. No, no, ho fatto i miei errori, sicuramente ho impartito delle sofferenze, così come le ho ricevute come figlia. Ma ho profonda fede che ci sia a monte un sistema meraviglioso di equilibri che va solo conosciuto e apprezzato per poter essere poi integrato e darci una lettura migliore della propria vita, oserei dire una lettura anche felice. Ti bacio.